Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Sarà proprio vero che c'è un solo Dio? Forse ne esiste almeno un altro, contrapposto a quello vero. Altrimenti Gesù non direbbe: nessuno può servire due padroni, non potete adorare Dio e anche la ricchezza. Ecco di quale altro Dio si tratta, la ricchezza, che nel Vangelo originale di Matteo ha un nome tipicamente divino e ben noto nell'antico Oriente, Mammon o Mammona. Un Dio, a dir poco, diabolico, attira le persone a sé con il miraggio del denaro, della ricchezza, e poi si impadronisce della loro coscienza al punto da indurle a fare tutto ciò che vuole. Le fa lavorare anche quando non sarebbe necessario e potrebbero andarsene in pensione per lasciare spazio agli altri. Fa diventare nemici quelli che prima erano fratelli. E quel che è peggio, mette un filtro sulla coscienza. Parole come solidarietà, affetti, amicizia non passano più. Solo l'interesse passa, l'utile, il vantaggio. A questo punto non si è più soltanto devoti di Mammona, si è schiavi. Lo si constata già a livello di singoli individui, di famiglie, che se poi si sale e si guardano le cose dall'alto, gli effetti appaiono ancora più disastrosi. Crisi economiche di portata mondiale, ad esempio. E perché si scatenano proprio a partire dal nostro mondo occidentale? Eravamo stati messi sull'avviso. Non potete servire Dio e Mammona. È un Dio così diabolico, Mammona, che non guarda in faccia nessuno. Neanche preti e frati, nemmeno curie e vaticani sono risparmiati. Sì, ha molti adoratori questa divinità, o meglio, molti schiavi. Schiavi delle convenienze, delle apparenze, della cupidigia, delle invidie, delle piccinerie. Gesù in questa domenica esorta: non affannatevi col dire cosa mangeremo, cosa berremo, che vestito indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Ma allora, se lo sa, perché non provvede alle moltitudini che patiscono la fame? Alle migliaia di fuggiaschi che scappano dalla miseria e dalle guerre. Sì, Dio provvede, anzi ha già provveduto, fornendo tutto il necessario, ma poiché è padre, attende che i suoi figli, quelli che hanno tutto il necessario e anche il superfluo, si comportino responsabilmente e condividano quel necessario e quel superfluo secondo criteri di equità, anzi di fraternità. Cos'altro è cercare il regno di Dio e la sua giustizia, se non partire da questo? Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.